Dopo un intenso 2023, Samuele Cassiba per la nuova stagione 2024 ha rinnovato diverse collaborazioni e partnership, tra cui si distingue quella con la storica scuderia Ateneo, mentre aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera annunciando una partnership con Sparco. Prosegue il progetto innovativo con la casa francese Nova Proto, il marchio scelto dal pluricampione Simone Fagioli. Samuele è parte integrante del progetto con la casa Transalpina, sviluppando insieme ad uno dei team più importanti d'Europa questa vettura con motore V8 2000 Synergy. Riconfermata anche la collaborazione con Pirelli per gli pneumatici e continua lo sviluppo con RG Kartronic per quanto riguarda la parte elettronica del progetto. Il driver ragusano si prepara ad affrontare una ricca stagione piena di appuntamenti del campionato italiano Super Salita, alcune gare di CVM puntando anche ad alcune partecipazioni di gare internazionali. Lo scorso anno si è rilevato un successo per Cassiba che, dopo un periodo di adattamento alla Nova Proto con motore V8 da 2000 cm cubici, ha dimostrato competitività fin dalle prime gare. Grazie alla raccolta dati e ai test in pista ha sviluppato subito un buon feeling con l'auto. Il giovane pilota comisano ha conquistato importanti vittorie, tra cui la Valdana Posortino, la Coppa Sila e la Santo Stefano Gambaria, ottenendo anche eccellenti risultati nelle gare del trofeo nazionale cadetto. Ha chiuso al terzo posto di zone e si è classificato primo nella classe E2 SH 2000, guadagnandosi così la qualificazione per la finale nazionale del trofeo italiano velocità montagna, che si è disputata sull'impegnativo tracciato della 50ª Castellana Orvieto. Inoltre ha dimostrato la sua abilità confermandosi con i protagonisti del campionato italiano. Il suo impegno sulle strade di tutta Italia ha dato molteplici indicazioni per lo sviluppo della vettura, risultando per la casa madre un ottimo punto di riferimento. All'avvicinarsi dell'apertura del campionato, ecco il Cassiba pensiero. È con grande entusiasmo che confermo il proseguimento nella nostra collaborazione con Scuderia Ateneo, un rapporto che ha radici solide e che continua a portare risultati positivi con Pirelli, RG Kartronic e il team Fagioni. Sono inoltre estremamente felice di annunciare la nuova partnership con Sparco. Per quanto riguarda la stagione imminente, confermo le mie partecipazioni al campionato italiano Super Salite e ad alcune gare di CVM. Ho anche un sogno che vorrei realizzare: poter competere in alcune gare di campionato europeo. Ricordo con grande entusiasmo l'esperienza vissuta al FIA, il Climb Master in Portogallo, un evento che mi ha regalato emozioni uniche e motivato a perseguire traguardi sempre più ambiziosi. Non vedo l'ora di affrontare le sfide che mi attendono e continuare a portare avanti la passione per le corse automobilistiche. L'esordio stagionale è previsto in occasione alla 66esima edizione della Monte Erice, che rappresenta il primo evento del campionato italiano Super Salita. La gara avrà luogo dal 25 al 28 aprile. Le prospettive per i prossimi impegni futuri sono promettenti, spingendo il pilota ragusano a considerare con maggior concretezza altri obiettivi e sfide sempre più entusiasmanti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e condividilo sui tuoi canali social. Per oggi è tutto, ciao belli!